questo hangar in cui si svolgono le ricerche del centro aerospaziale tedesco, gli aerei sono equipaggiati con dispositivi sperimentali che dovranno poi essere testati in volo. I risultati forniti dai voli reali sono molto più precisi rispetto a tutte le altre sperimentazioni. Qui siamo nel centro operativo. Quello che vedete sono gli aerei utilizzati per realizzare dei test su vari progetti di ricerca che coinvolgono diversi partner. Cristina è responsabile di una serie di voli che fanno parte di un progetto di ricerca europeo per migliorare gli strumenti di misura ottici. Il gruppo di ricercatori ha messo a punto un potente laser che, indirizzato verso le nuvole, consente durante il volo di filmare le particelle d'acqua. Wir sind jetzt im Flugzeug und hier. Qui nell'aereo potete vedere alla mia destra un laser che produce durante il volo un fascio di luce. Qui ci sono le due telecamere configurate in modalità stereo che filmano il flusso di particelle delle nuvole illuminate da questo laser. La terza telecamera è predisposta per misurare la dimensione delle particelle. Questa tecnologia, conosciuta come velocimetria immagini di particelle, consente di vedere ad alta risoluzione i fattori che influenzano le qualità aerodinamiche di un velivolo. Da qui parte il fascio di luce irradiato dai laser e qui le due telecamere. Quando le particelle di cui sono composte le nuvole sono investite dalla luce del laser, si disperdono. Le telecamere registrano l'immagine, in base alla quale possiamo determinare la velocità dei vettori. Per realizzare il test abbiamo bisogno che il cielo sia piuttosto coperto. È importante anche che non ci sia troppo vento, così che le caratteristiche del volo rimangano costanti. Serve che ci siano molte nuvole, ma che non piova. Troppa umidità, infatti, è negativa per i sensori. Stasera, ad esempio, sarà abbastanza difficile trovare nel cielo il punto ideale per l'esperimento. Dovremo tentare a più riprese. Non appena l'aereo raggiunge le nuvole, i ricercatori accendono il laser e le telecamere ad alta velocità cominciano a filmare. Queste piccole particelle bianche che vediamo con le nostre videocamere sono le gocce di cui sono composte le nuvole. Con il computer possiamo analizzare il movimento delle particelle e stabilire la loro velocità. L'aereo torna a terra dopo circa 2 ore e mezza di volo. Attraverso un software specifico, i ricercatori studiano la struttura del flusso d'aria in base al movimento registrato da ogni singola particella. Per l'industria aeronautica è molto importante migliorare l'aerodinamica dei velivoli. C'è molto interesse anche verso i metodi tecnologici per sviluppare questo progetto che riguarda la velocimetria a immagini delle particelle.